direttamente dalle mani del re di Svezia Carlo Gustavo. Il professore Andrea Rinaldo dell'Università di Padova ha ricevuto il premio Nobel dell'acqua, il prestigioso riconoscimento assegnatogli lo scorso marzo. La cerimonia si è svolta ieri nella sala d'oro della City Hall di Stoccolma. Nel suo discorso Rinaldo sottolinea ancora una volta come l'acqua sia una risorsa che non deve essere mai data per scontata. Il clima sta cambiando e lo sta facendo molto rapidamente e dobbiamo farlo anche noi. Cioè, dobbiamo renderci conto che certo non abbiamo possibilità di influire sulla vera risoluzione dei problemi, perché il calo planetario, la mitigazione vera, cioè la riduzione delle cause, non lo possiamo fare. Ma possiamo tutti fare qualcosa, no? Da risparmiare l'acqua, possiamo fare collegialmente, usarla meglio e prepararci al fatto che questi eventi orribili che vediamo sono una conseguenza diretta del riscaldamento climatico, del riscaldamento dell'atmosfera. Qualcuno ancora, ho sentito il Ministro della Repubblica dire che non è sicuro che sia colpa nostra il riscaldamento globale, la cosa mi ha colpito molto, ma è assolutamente ovvio che è colpa dell'uomo, ma al di là di questo, colpa di non importa, ma la constatazione che l'atmosfera è sempre più calda comporti eventi estremi di tutti i tipi, siccità, piene, questo è evidente. Il professore veneziano d'origine, dal 1992 ordinario di costruzione idraulica all'Università di Padova, confessa che la sua grande emozione per ieri sera era più la preoccupazione per le regole del protocollo durante la premiazione con i reali di Svezia. E i miei due nipotini, che hanno 5 e 3 anni, erano reclutati non per la cerimonia ma per dare i fiori alla regina. E siccome eravamo sicuri che fossero così obbedienti, eravamo preoccupatissimi. Cioè, la prima emozione è che non facessero disastri i nostri nipoti. Poi la cerimonia è stata incredibile, bellissima proprio.